I membri della giunta provinciale di Venezia si sono incontrati a Cacorner, sede della provincia, per la consueta riunione annuale sul bilancio. Sentiamo. Si sono ritrovati i rappresentanti della provincia di Venezia alla sede di Cacorner per la tradizionale riunione di bilancio dell'anno 2012, un anno caratterizzato dalle difficoltà economiche e dalle contraddizioni del progetto metropolitano, come sottolinea la Presidente Zaccariotto, ma che in qualche modo ha portato anche aspetti positivi, come la riduzione del debito, un debito che risulta inferiore a quello di tutte le altre province venete. Ma sicuramente è stato un anno burrascoso perché abbiamo lavorato sulla nostra non esistenza e quindi sull'anche far capire effettivamente quali sono i servizi che la provincia va a erogare e credo che questo anno sia almeno servito per molte persone per rendersi conto che senza la provincia significa essere senza un servizio alle scuole, all'ambiente, alla viabilità e quindi sotto questo punto di vista è stato utile, però difficile perché lavorare garantendo i servizi e facendo capire che servizi si fanno, insomma, è una situazione che è complessa, che ti porta a non fare programmazione, che ti porta quasi a difendere quello che poi è un diritto dei cittadini, perché avere i servizi garantiti è un diritto dei cittadini. Con grande soddisfazione sono intervenuti tutti gli assessori provinciali per esprimere a rappresentanza dei propri assessorati i risultati raggiunti nell'ultimo anno e le aspettative per il 2013, un anno che si prospetta difficile, forse ancor più del 2012, ma che va affrontato con capacità e con la tranquillità necessaria per la risoluzione dei più grossi problemi. Quello su cui si punterà maggiormente è il settore occupazionale, sottolinea la Presidente, in quanto Venezia risulta essere la provincia con maggiore tasso di disoccupazione. Ecco, dopo la continua contraddizione città metropolitana, il problema più grande rimane quello dell'occupazione. Assolutamente sì, avere il dramma di 2.000 aziende che chiudono e di una disoccupazione che è la più alta fra tutte le province, non solo della regione Veneto ma anche del nord, ci ha quasi distrutti, no? Io mi auguro che adesso nel 2013 sia possibile impegnarsi su progettualità piuttosto che scadenze, su obiettivi comuni piuttosto che su confini e che diventiamo noi i veri interpreti di quella che dovrà essere la città metropolitana e che non vogliamo accettarla dall'alto come un'imposizione, ma come effettivamente un'opportunità.